Grazie Presidente. Allora, quest'atto che arriva in aula ha un valore simbolico di grande importanza perché richiede di illuminare le spiagge di Roma Capitale e promuove degli sport in spiaggia dopo il tramonto in un tratto di mare molto particolare. Voi sapete che le inchieste hanno rilevato in quelle aree della nostra città molte problematiche legate alla criminalità, specialmente nella gestione delle spiagge. E poi il destino a volte riserva delle cose bellissime, perché proprio oggi ad Ostia si stanno abbattendo in questo momento gli 8 chioschi che sono situati su quelle spiagge. Li stiamo abbattendo perché sono chioschi abusivi, abusivi e in alcuni casi rientrati all'interno delle inchieste che abbiamo visto per giorni e giorni all'interno dei telegiornali e comunque nelle cronache che venivano riprese dai giornali stessi. Allora io oggi propongo quest'atto a firma di alcuni consiglieri e vorrei che l'Aula prendesse atto dell'importanza e della necessità di mettere attenzione su quelle spiagge per dare un segnale che vuole valorizzarle, ma vuole anche dare e dire alla cittadinanza che si può vivere un territorio e che le istituzioni possono reagire fortemente alla criminalità organizzata, ma anche a un sistema di gestione che per anni ha visto più prenditori che imprenditori. Detto questo, noi vogliamo e chiediamo un impegno affinché appunto quel tratto di mare, quegli arenili vengano illuminati di sera dopo il tramonto per concedere ai cittadini di andare in spiaggia e poter giocare a beach volley, agli sport cosiddetti sport di spiaggia, con strutture completamente compatibili e leggere che si possono rimuovere, perché riteniamo, come ho detto, che ci sia la necessità di dare un segnale lì. Questo si può partire proprio da questo, da una corretta gestione delle spiagge del litorale, che sono le spiagge di Roma Capitale, ed è un'aggregazione comunque importante di cittadini che finalmente possono trovare un ambiente sano, controllato e sicuro. Per cui con questo documento di indirizzo l'Assemblea chiede un intervento che vada a individuare negli 8 lotti delle spiagge di Roma Capitale sul versante di Nuova Ostia delle aree comunque compatibili con la realizzazione di piccoli impianti sportivi di carattere leggero, nel senso che andremo a mettere delle reti da pallavolo, delle porte da calcetto, dove la sera alla chiusura comunque di determinate attività si possa giocare in spiaggia. E naturalmente chiediamo che questo venga poi ripreso all'interno dell'ordinanza sindacale balneare che viene di fatto emanata il 1º maggio, perché vogliamo ulteriormente regolamentare l'utilizzo di queste spiagge nelle ore serali. Non è una novità in tutte le spiagge del mondo, d'Europa, nelle grandi capitali che si affacciano sul mare, si può vivere la spiaggia durante le ore serali, per cui questo rientra in un contesto, in un'idea di città, ma anche di lungomare, per cui anche di gestione degli arenili che questa amministrazione fortemente sta perseguendo, che non solo vuole ripristinare l'ambito della legalità, e lo stiamo facendo, l'ho detto poco fa, con l'abbattimento degli 8 chioschi che erano totalmente abusivi, ma anche all'interno di quello che è la presentazione del nuovo piano di riutilizzo degli arenili, che prevede un cambio epocale per quello che riguarda la questione, tra virgolette, urbanistica del litorale di Roma. In quel contesto noi vogliamo che si possa fare sport in spiaggia. E prevediamo comunque una nuova gestione completamente trasparente e legale degli arenili, che sono sicuro potrà portare a Roma, ai cittadini romani, potrà portare beneficio. Credo che tutti quanti dovremmo, al di là del colore politico, stringerci intorno a un provvedimento che vuole dare un segnale forte a
a quel quartiere, a quella porzione di quartiere che tanto è stata comunque, lo devo dire, anche maltrattata, perché è vero che comunque la criminalità in quel settore c'è ed è approvata all'interno delle inchieste, ma ci sono anche tantissimi, sono la maggior parte cittadini che comunque sono cittadini onesti, e l'amministrazione deve pensare a loro. Se è vero che le forze dell'ordine e la magistratura devono perseguire i criminali, e ben fanno e ben hanno fatto fino adesso a farlo, è anche vero che l'amministrazione, in questo caso Roma Capitale, deve essere insieme ai cittadini onesti, proponendo in qualche modo servizi e offrendo nuove opportunità. Grazie.